i Boston li ho incontrati tantissimi anni fa e già allora mi sembravano strani, perché cos'era, il 2000 credo? Giovanissimi. Sì. Voi veniste a Help, e già allora eravate strani e siete rimasti strani. Perché? Come diceva Paolo Conte, non si inventa nulla, però lo stile è quello che serve. Io, per me stranezza è sinonimo di personalità, di stile, quindi se ce l'avevamo allora e continuiamo almeno un briciolo ad avercelo anche adesso, abbiamo dopo speranza. Quanti sono passati, quanto tempo è passato? Sono già 16 anni, sono passati. Io lo considero un buon segno, se ancora c'è. Un'altra cosa strana, generale, di tutti i vostri testi, visto che li scrivi, tu li scrivi, sì, lui. Sì. Siete, a parte Edoardo Bennato, gli unici artisti che parlate di attualità. Cioè gli unici artisti che non parlate solo di cose universali, insomma, no, amore, eccetera, hai capito? Ma parlate di attualità, voi avete messo dentro la Siria, avete messo dentro la Turchia, avete ironizzato su questa, ormai siamo abituati a tutto, ormai ci dicono tutto. Certo. Secondo me, ti parlo così da, appunto, da scrittore di testi di cosiddette canzonette, anche le canzonette hanno, voglio dire, chi l'ha detto che bisogna parlare solo d'amore? Poi ne sento parlare d'amore, veramente, secondo me è un po' darsi la zappa sui piedi, se ne è parlato così tanto che se non trovi la chiave giusta per parlare d'amore, io da ascoltatore di musica sono un po' annoiato, quindi nella musica nostra, quella che facciamo noi, cerchiamo volentieri altre strade.